Cioè, ragazzi, veramente, ma ditemi perché non è possibile. Non è possibile ancora una volta vedere una Juve che non è capace di giocare a calcio. Pareggiare in casa con la Salernitana che ormai è già retrocessa in Serie B. E poi, tra 2 giorni, abbiamo la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Che poi la squadra di Gasperini è arrivata in finale dove affronterà il Bayer Leverkusen a Dublino. Mi dovete farmi arrabbiare ancora una volta. E sempre fare i soliti video in cui vado a ripetere sempre le stesse cose. La partita comunque non l'ho vista, ma l'ho solo sentita per radio che aveva segnato la Salernitana e poi ha segnato Rabiot e 1-1, che infatti questo pareggio è un pareggio totalmente inutile. E non mi venite qua sotto nei commenti a dire: per fortuna che l'abbiamo pareggiata e ci è andata pure di culo. Per me questo pareggio non serve proprio a niente. Ancora che pareggiamo di nuovo un'altra partita. È un'altra prestazione noiosa da parte di questo qui che. Questo se sono interessato sia per lo stipendio e per qualificarsi in Champions. A parte la qualificazione in Champions, ma ancora questo qui continua a sedersi sulla panchina della Juve. E che non so dove deve andare, che se ne vada a fanculo. Per questo che la Juve non sta più risorgendo. È ovvio che giochiamo malissimo. Perché tutti quei tifosi che quando sono andato a vedere Juve Milan c'era un coro che tutti incitavano per Allegri. Oh Massimiliano Allegri, oh. Io mi sono stato zitto e non ho voluto partecipare al coro. Ho fatto finta di nulla e non volevo fare brutta figura e mi sono solo visto la partita. A parte questo, mi sono anche divertito ad andare allo stadio. È una cosa veramente proprio vergognosa andare a pareggiare contro questa squadra con una Salernitana che ormai è già retrocessa. Ormai siamo completamente allo sbando. E adesso come ci dobbiamo presentare per la finale di Coppa Italia? Lo so che sarà difficile affrontare l'Atalanta. Ovviamente ci aprirà il culo perché Gasperini la preparerà assolutamente come ha fatto in semifinale di ritorno contro la Fiorentina a Bergamo a rimontare il risultato dell'andata che la Viola ha vinto e poi l'Atalanta ha vinto in rimonta. E anche sta facendo un cammino, ha fatto un cammino veramente epico della Dea che poi è riuscendo ad andare in finale per la prima volta nella sua storia andando ad affrontare il Bayer Leverkusen, campione di Germania per la prima volta nella loro storia. Da questo momento non possiamo ancora. Non voglio aspettare che non voglio aspettare, ragazzi. Io non voglio aspettare, voglio che questo qua se ne deve andare assolutamente. Che se ne vada a fanculo e se non avete intenzione di cacciarlo. Mettetelo davanti ai cancelli della Continassa. Prendete un cartello e scrivete "Vendisi allenatore Mazzalleghi", così vediamo se c'è qualcuno che potrebbe interessare. Almeno che ce lo sbarazziamo per una volta per tutte. E se continuiamo così, la Juve prima o poi non risorgerà mai, non potrà ritornare mai come ai vecchi tempi quando vinceremo gli scudetti, Coppa Italia, Supercoppe e gli altri trofei che ci andiamo a giocare delle competizioni europee. E poi adesso per come andrà a finire quest'anno ci dobbiamo assolutamente a non dire niente, ma basta solo che questo prenda tutta la sua roba e che se ne vada via per sempre. E quelli là che sono andati allo stadio non si dovrebbero vergognare. Cosa serve andare ad incitare Allegri che vive in una stagione così complicata?
Ditemi voi ragazzi, ditemi voi della gravità di questa situazione. Cosa serve fare un colo per la Lega in città se ormai quello rischia di essere già fuori? Io ho fatto bene non incitarlo. Per me non è nessuno che se ne vada. Ci prendiamo un altro allenatore. E prima o poi in Piazza Pulita dobbiamo assolutamente fare. Io non aspetto, voglio solo che questo se ne vada. E quindi non volevo dimenticare di fare il post partita. E quindi ci tenevo tanto a farlo. E comunque mi metto sempre comunque la faccia. Come faccio sempre in tutti i post partita che registro, per dire la mia di quello che penso. Se vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrizione al canale, mettete la campanella, cuore spesso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!